Allora, non sono disposto a cedere, perché la parola cedere viene fraintesa, cioè a far entrare nuovi soci che apportano mezzi finanziari e che permettono alla società di poter crescere. Quindi in quel caso lì non è una cessione, bensì è un aumento di capitale che permette di far entrare un socio con una posizione sicuramente più importante dell'attuale struttura societaria. Quindi cedere vuol dire vendere completamente la società, ma non è questo il caso. Quindi il sottoscritto non si vuole mica tirare indietro, anzi vuole avere il contributo di persone che possono avere anche più esperienza di me e possono portare il Teramo avanti. Io spero che ci siano queste persone, che si fa tanto parlare che io voglio tenere la società stretta bene. Assolutamente no, io sono assolutamente pronto e disponibile ad allargare la base sociale e a far crescere persone interessate a far crescere la Teramo Calcio, anche perché insomma andare avanti da solo è veramente dura in questo periodo. A questa apertura al momento non ci sono state già risposte? Assolutamente no. Dal Comune non mi aspettavo assolutamente nulla di materiale, tra virgolette, perché insomma non è che il Comune può pensare a delle casse di una società privata. Io mi aspettavo che l'impegno per quanto riguarda, questo non riguarda però la Teramo Calcio, riguarda la società Soleia che ha rilevato la concessione, l'impegno a essere, perché se uno deve fare un investimento che noi stiamo parlando è un investimento nel nostro nuovo piano finanziario di oltre 10 milioni di euro, quindi se io come imprenditore voglio investire, voglio mettere su questo territorio 10 milioni di euro per valorizzare una struttura e creare almeno oltre 150 posti di lavoro in quella struttura, io credo che un'amministrazione che ha fino ad oggi dichiarato che bisogna assolutamente rilanciare l'economia di questa città non può solo parlare e dire, ma deve fare i fatti, e i fatti sono nell'agevolare velocemente la presentazione e le richieste degli imprenditori che vogliono investire. Noi ad oggi non abbiamo fatto alcun tipo di programma, non abbiamo nessun, non fremiamo, non scalpitiamo ad andare a questo mercato, perché riteniamo di avere un'ottima ossatura, una buona squadra. Sicuramente non abbiamo fatto dei gol, però io penso che questo sia dell'ordine delle cose e che le nostre punte devono comunque ancora, come dire, migliorare, devono ancora carburare. Forse non siamo ancora pronti su quel lato lì. Per fortuna ci sono gli altri che hanno fatto qualche gol, certo non ne abbiamo fatti tanti, però comunque siamo terzi in classifica, non scordiamoci, siamo terzi in classifica. Io penso che bisogna essere soddisfatti per come sono andate le cose, per come stiamo andando qui. Purtroppo nessuno ci poteva dire, cioè se non arriviamo primi, secondi, siamo da buttare. Io penso che l'importante è arrivare a fare dei playoff. Sicuramente il risultato auspicabile è quello di arrivare a fare i playoff in un'ottima posizione. Per quanto riguarda il tecnico Paci, abbiamo già fatto la nostra proposta, abbiamo manifestato l'intenzione di voler rinnovare. Per quanto riguarda tutto il resto degli altri contratti, i contratti si discutono a fine stagione, non si devono discutere adesso. Io credo che chiunque dimostri a questa società capacità e voglia di lavorare per questa società e non per se stessi debba avere il rinnovo del contratto. Questo è una cosa normale, ma non penso che sia, cioè io voglio vedere i risultati prima di poter firmare un rinnovo di un contratto, perché il contratto è un impegno che io mi assumo nei confronti degli altri per lavorare bene. Voglio vedere adesso che cosa riusciremo a fare da qui a fine anno, tutti, giocatori, tecnici, direttori, e quando sarà fine campionato ci abbiamo tutto il tempo per rinnovarli, ma con la massima serenità. Non ci abbiamo preclusioni su nessuno e su alcuno, assolutamente.